Gentili telespettatori, benvenuti alla struttura di Maranola, di scena la seconda giornata del campionato di C2 di calcio a 5. L'Heracles ospita il Legio Sora. Chi vi parla è Francesco Di Luna, le immagini sono curate da Tiziana Palombi. Andiamo a leggere le formazioni. Per quanto riguarda l'Heracle, Petrella con il numero 1, Napolitano con il 22, Valerio con il numero 2, Valente il numero 3, Ferrara 5, Treglia 6, Monaco 7, Mella 9, Riso 10, Corona 11, Supino 19 e Corrente 27. Per quanto riguarda invece il Legio Sora, 1 Marziantonio, 2 Luciani, 3 Di Manna, 5 Viselli, 7 Colella, 8 Polsinelli, 9 Meglio, 10 Pillitteri, 12 Valentini, 17 Castaldi, 18 Bruni e 20 Altobelli. L'Heracle ha debuttato con una vittoria convincente in casa del Latina, vincendo per 7-2, così come anche il Legio Sora, che in casa batte 6-5 lo Sport Country Club, quindi entrambe sono appaiate già a 3 punti prima in classifica, quindi fondamentale già questo scontro diretto alla seconda giornata. Positivo anche il debutto in Coppa Italia per l'Heracle, che ha passato il turno a danno del Colleferro. L'arbitro è il signor Raffaele Peppe, sezione di Formia. Siamo curiosi di capire come si schiereranno in campo le formazioni, chi partirà a titolare. Come ho detto, l'Heracle ha battuto la prima di campionato il Latina per 7-2. Delle 7 reti, 2 sono di Mella, 2 di Valerio, 1 di Corona, 1 di Monaco e 1 di Supino. Anche il Sora, come ho detto, ha vinto per 6-5 con lo Sport Country Club. Delle 6 reti, 2 sono di Altobelli, 2 di Meglio, 1 di Polsinelli e 1 di Viselli. Le squadre si caricano prima di entrare in campo. Vediamo subito i primi giocatori che si avvicinano al rettangolo di gioco. Partiranno titolari Riso, Valerio, Corrente e probabilmente Mella. A porta Petrella. Discorso invece da parte dell'allenatore del Sora, Giorgio Moreno. Vediamo in campo numero 17 Castaldi, Marziantonio a porta, Pillitteri con il numero 10, Meglio con il numero 9, quasi tutto pronto, le squadre sono in campo schierate. Solita formazione titolare per l'Heracle, che parte con, come già detto, con Mella di punta, di solito fa una staffetta con Colacicco, oggi assente. Partiti, possesso di palla per il Legio Sora. Castaldi parte da centrale difensivo, l'altro titolare è Polsinelli. Subito offensivo il Legio Sora, laterale proprio per i ragazzi di Sora, batte Polsinelli, subito una ribattuta Corrente, gestisce dal basso con Riso, rimessa laterale per l'Heracle, batte Corrente, Valerio per Riso che perde il contatto con la palla, laterale per il Sora. Pillitteri per Castaldi che gestisce ancora il pallone, buon possesso palla per il Sora, intercetta Mella ma finisce di nuovo in fallo laterale. Meglio scambia con Castaldi, intercetta Valerio, riparte,
gestisce il pallone dal basso con Corrente, che scambia con Riso, protegge il pallone, parte direttamente da Petrella, adesso il rilancio per Corrente, non c'è l'aggancio per pochissimo. Ottima ripartenza dell'Eracle che sfiora il gol con Corrente, che non si capisce Cormella, non aggancia il pallone. Ancora Corrente, gestisce dal basso con Valerio per Riso. Fischia fallo l'arbitro Peppe a danno dei ragazzi di Sora, batterà Valerio dalla zona centrale del campo. Scambia con Corrente, ancora riparte Mella, gira il pallone con ancora Corrente, ottimo il giro palla. Valerio ancora per Riso, questa volta non si capiscono i due, palla al Sora, batte Polsinelli per Pillitteri, ancora per Castaldi, chiuso da Michele Corrente come al solito decisivo in fase di copertura. Non fischia fallo in questo caso l'arbitro Peppe. Valerio scambia con Mello, laterale, si riparte ancora con l'Eracle in possesso di palla. Le squadre si stanno studiando in questa fase. Mella protegge benissimo il pallone, chiuso ottimamente da Castaldi. Meglio è la punta del Sora, l'uomo più alto, ha siglato una doppietta alla prima di campionato, positivo quindi il suo esordio, gol decisivi per la vittoria finale. Ancora Polsinelli per Castaldi, scambia con Meglio per l'appunto che non gestisce bene questo pallone. Ancora Riso, scambia con Michele Corrente, Valerio gestisce il pallone, Riso ancora per Valerio, lungo possesso palla, protegge adesso Mella, fallo laterale per l'Eracle, ottima la gestione dell'Eracle. Ancora Valerio che funge da perno centrale difensivo, bella la giocata di Mella ma il pallone è uscito. Sul punto di battuta Pillitteri, scambia con Castaldi, ancora con Polsinelli, Meglio non riesce a girarsi, chiuso benissimo da Valerio, vice capitano dell'Eracle. Ottima la protezione di palla di Yuri Mella a liberare Michele Corrente, chiuso da Polsinelli in fallo laterale. Pronto la battuta Corrente, ancora per Riso, non arriva a Mella il pallone crossato da Riso, ancora Mella, non fischia nulla l'arbitro in questo caso, ripartenza per Valerio, ancora non fischia l'arbitro, questa volta sì, in un paio di occasioni sembrava aver già il fischietto in bocca ma non ha fischiato l'arbitro. Adesso ancora possesso per il Sora, Pillitteri scambia con Castaldi, al tiro deviato da Valerio, finisce a fil di palo. Sarà fallo laterale o calcio d'angolo? Sì, sarà calcio d'angolo per il Sora. Va Polsinelli, Pillitteri dal limite, non va con questo tiro. Riso per Valerio, scambia con Corrente, cerca Riso, arriva sul pallone ma il tiro non è un granché, gestisce il pallone Marzio Antonio. Adesso Pillitteri ancora, scambia con Meglio, dentro, non arriva per un soffio Pillitteri su questo pallone, sarà rimessa dal fondo per l'Eracle. Ancora Corrente, Valerio, Riso, ancora Valerio, buon pallone che arriva a Corrente, scambia bene con Riso che riparte ancora dal basso. Corrente scambia non bene in questo caso con Riso che non arriva sul pallone, sarà fallo laterale per il Sora.
Sono Pellitteri e Castaldi gli uomini che gestiscono il pallone dal basso per il Sora, Meglio e Polsinelli sono più alti. Sbaglia il passaggio Castaldi, in questo caso non gestiscono nel migliore dei modi questo pallone e quindi ancora possesso Eracle. Bella, non protegge questo pallone, ripartenza ancora per il Sora, Meglio addirittura tenta la conclusione, murato da Valerio, ancora la ripartenza per Yuri Mella, splendida la giocata, chiuso però dal portiere Marzio Antonio. Meglio per Pellitteri, dentro alla conclusione Meglio, Cilecca, vicinissimi al gol del vantaggio i ragazzi di Sora. Riso, Valerio, chiuso da Meglio, deve gettare questo pallone, bene però per Mella, vicinissimi questa volta i ragazzi dell'Eracle al gol, il tiro di Mella finisce sopra la traversa, bello il movimento però di Mella, bello il passaggio di Valerio, adesso ancora Pellitteri, chiuso da Valerio, ancora sopra la traversa, un'altra occasione per i ragazzi dell'Eracle, ha sciupato in questo caso Valerio la possibilità di andare in vantaggio. Laterale per il Sora, dice l'arbitro. È entrato intanto il numero 5, il capitano Viselli, che non riesce a beffare Petrella con uno scavetto. Ottimo l'intervento. È entrato, come detto, il capitano Viselli al posto di Castaldi e il numero 20, Altobelli, che ha sostituito Polsinelli. Nessun cambio invece ancora per l'Eracle. Si prevede probabilmente una staffetta con Monaco per Mella. Decisivo Monaco sia in Coppa con il Colleferro, siglando il gol del 2-0 che ha permesso appunto ai ragazzi di passare il turno, sia la prima di campionato, siglando già la prima rete in questa competizione. Ancora laterale per l'Eracle, gestisce Valerio per Riso, ancora Valerio, dentro, chiuso dall'appena entrato Altobelli, ancora Pellitteri, adesso ennesimo cambio per il Sora, entra il numero 7, Colella, al posto di Meglio, già tre cambi per il Sora. Squadra cambiata già dopo 8 minuti, sono entrati Viselli, Altobelli, ed il numero 7 Colella, al posto di Polsinelli, Meglio e Castaldi. L'unico fino adesso rimasto sempre in campo per il Sora è Pellitteri con il numero 10. Tenta la conclusione, murato da Valerio. Ancora il Sora alto, tenta la conclusione Colella, ma chiudono benissimo gli spazi i ragazzi dell'Eracle con Valerio, Corrente e Mella, che fanno un lavoro oscuro a chiudere le conclusioni avversarie. Intanto mi sembra pronto il capitano Corona a bordo campo per entrare, probabilmente sostituirà Mella e infatti eccolo il cambio. Entra il capitano Corona al posto di Mella, primo cambio per i ragazzi dell'Eracle, ancora primo pallone toccato da Corona, gestisce con Valerio, si libera Michele Corrente, scambia con Riso, ripartono ancora, si alzano lentamente ma sbaglia Valerio il passaggio, Altobelli sente Colella ma non lo vede, passaggio sbagliato per lui. Corona per Michele Corrente,
al limite, scambia con Riso, ancora Corona, appoggia per Valerio, questo tiro cross non porta a nulla, rimessa dal fondo per il Sora, Marzantonio per Pillitteri, scambia con Colella, ancora Pillitteri per Altobelli, Pillitteri, sbaglia il passaggio Colella, ennesima gestione per l'Eracle, Valerio per Riso, ha toccato già una quantità incredibile di palloni Valerio, si guadagna questo fallo Michele Corrente, Riso sul punto di battuta, secondo cambio esce Valerio ed entra Treglia con il numero 6, secondo cambio per l'Eracle, per il Sora solo Pillitteri non è mai stato sostituito. Siamo al tredicesimo, siamo arrivati alla metà della prima frazione di gioco. Adesso Treglia fa il lavoro svolto precedentemente da Valerio. Corrente ancora per Corona. Ancora Corrente. Si fa vedere Riso, ancora Corrente. Cerca Riso, pallone troppo lungo direttamente fra le braccia di Marzantonio. Pillitteri. Scambia con Colella. Appoggia per il capitano Viselli. Ancora laterale per il Sora. Time out. Chiesto dai ragazzi di Sora. La gara ancora bloccata sullo 0-0. Un paio di occasioni per l'Eracle non concretizzate con due tiri finiti sopra la traversa, un'occasione per Meglio che davanti alla porta ha ciccato. Intanto comunicano tra di loro i compagni dell'Eracle, cercano di capire come poter scardinare la difesa del Sora. Entrambe le squadre stanno gestendo bene il pallone quando ne hanno il possesso. L'Era che probabilmente sta facendo qualcosa in più. Richiama le squadre in campo l'arbitro. Ci sarà probabilmente un minuto di recupero per questo timeout, quindi anziché a 25 finirà a 26 minuti questo primo tempo. Per l'Era che le rientrano gli stessi in campo, invece per il Sora è entrato il numero 3 di Manna. È rientrato anche Meglio e di nuovo anche Castaldi. È uscito invece il capitano Viselli. Diversa la gestione dei cambi da parte delle due squadre. Il Sora fa molti più cambi e molto più rapidamente. L'Eracle per adesso ha cambiato solo due elementi della sua squadra. Ancora Michele Corrente, bello lo scambio con Orriso. Arriva bene però sul pallone Marzantonio e chiude lo specchio della porta a Michele Corrente. Pillitteri ancora. Meglio, cerca di liberarsi, chiuso bene da Treglia. Ancora Riso per Corona, che spreca questo pallone. E un fallo laterale per il Sora. Pillitteri, anche lui ha toccato tantissimi palloni fino adesso, pochissimi passaggi sbagliati. Non a caso è l'unico non sostituito dal suo allenatore. Riso scambia con Corona. Cerca ancora Riso. Ruben Treglia. Si libera Corona ma il passaggio non è preciso. Di Manna appena entrato sul punto di battuta. Ancora Pillitteri. Scambia con Di Manna per Castaldi, tenta addirittura il tiro chiuso da Riso, riparte da Marzantonio Di Manna che cerca Meglio, diventa quasi un tiro, bloccato comodamente da Petrella,
Treia, corona solissimo, doppio passo, perde il contatto con la palla. Ne stanno provando tante di giocate i ragazzi dell'Eracle, non ancora incisivi però fino a questo momento. Ancora Pellitteri, scambia con Castaldi, chiuso da Risa. Sta chiudendo benissimo le imbucate di Castaldi, Riso. Meglio per Castaldi. Malissimo in questo caso il numero 17. Un passaggio che non era né carne né pesce. Treia riparte dal basso con Riso, scambia con Michele Corrente, si gira bene. Bella la giocata di Corrente, ma l'arbitro dice che il pallone era uscito. Non so se il pallone fosse uscito tutto, comunque bella la giocata di Corrente. Ne servirà qualcun'altra per l'Eracle per portarsi in vantaggio. Chiuso bene Michele Corrente, Pellitteri. Vicinissimo al gol Riso con un tiro di punta dalla tre quarti che finisce a fil di palo. Ottima occasione. Ma splendido il lavoro fatto da Michele Corrente, che ha permesso ai suoi di ripartire. Ancora Riso, chiuso benissimo da Marzio Antonio, e ripartenza ancora per il Sora. Intanto è entrato il numero 2 per il Sora, Luciani. Chiude addirittura Petrella su Meglio. Altro cambio per il Sora, entra il numero 2 Luciani al posto di Pellitteri. Adesso è uscito per la prima volta il numero 10. Che occasione per Riso. Tenta la conclusione Castaldi, finisce largamente fuori. Vicinissimo al gol un minuto fa l'Eracle. Bella la giocata di Riso, non arriva sul pallone Corona. Ripartenza ancora di Manna, per Meglio davanti al portiere, chiuso ancora da Petrella, e sarà addirittura rimessa dal fondo. Time out chiamato questa volta dai ragazzi dell'Eracle. Ci sarà probabilmente un altro minuto di recupero, forse saranno due. Siamo intanto al 19esimo, le squadre respirano. Intanto abbiamo visto ennesimo cambio per il Sora, che fa respirare continuamente i suoi giocatori. L'Eracle invece non ha ancora fatto vedere la panchina Corrente a Riso. Sono entrati Treia e Corona al posto di Mella e di Valerio. Si scalda anche qualche altro giocatore per l'Eracle adesso. Infatti sostituisce Michele Corrente il numero 19 Supino. Terzo cambio per l'Eracle. Ripartirà con una rimessa del fondo per i ragazzi in maglia biancorossa. Riso gestisce con Supino, appena entrato Treia per Corona, il capitano. Trova bene Supino, chiuso da Polsinelli, rientrato, non arriva sul pallone Corona. Rientrato di nuovo Polsinelli al posto di Di Manna. Sbagliato il passaggio di Castaldi, non arriva Luciani. Probabilmente più stanchi i ragazzi del Sora, li vedo già in debito d'ossigeno. Non esce il pallone, controllato benissimo da Riso. Ancora Treia. Riso, Treia, Corona. Ancora per Treia. Bella la rete di passaggi, Supino ancora per Treia. Fitta la rete di passaggi dei ragazzi dell'Eracle. Corona non aggancia Treia questo pallone, e commette fallo Supino. Intervento che sembrava sul pallone, in realtà l'arbitro vede un contatto irregolare, fischia fallo a favore del Sora. Si alza così il baricentro della squadra grigionera. Castaldi sul punto di battuta, si alza i calzettoni, pronto con il destro. Vediamo se tenterà la conclusione. Sì,
E bello l'intervento di Petrella, bello il tiro di Castaldi, calcio d'angolo per il Sora. Intanto la gara è ancora bloccata sullo 0-0. Malissimo, meglio, un cross sgangherato potremmo dire. Strano, la partita è ancora bloccata sullo 0-0 per due squadre che alla prima di campionato ne hanno segnati e come. 9 reti nel match tra Latina e Eracle, ben 11 nel match tra Sora e Sport Country Club. Ripartenza intanto per Treia, libera Riso che tira direttamente il pallone tra le braccia di Marzantonio. Intanto perde il pallone Luciani, ancora ripartenza, non arriva sul pallone dato da Treia per Riso, passaggio non ben calibrato. Dicevo, complessivamente tra le due squadre nella prima di campionato 20 reti e invece adesso siamo bloccati ancora sullo 0-0. Intanto Pillitteri rientrato, non controlla il pallone, Corona si gira, la ruleta, scambia con Supino, ancora Corona si fa vedere, scambia con Treia, fischia fallo a favore dell'Eracle, l'arbitro Peppe della sezione di Formia. Intanto è uscito Luciani per il Sora, probabilmente già in debito di ossigeno, aveva sbagliato una ripartenza, stava quasi regalando il gol all'Eracle. Intanto entra il numero 7 di nuovo, Colella al posto del numero 9 meglio. Come già detto, diversa la gestione dei cambi tra le due squadre. Corona per Riso, bel tiro e ottima la conclusione di Marzantonio. Si è fatto trovare pronto Marzantonio. Un paio di interventi positivi da parte di entrambi i portieri. Ancora Riso, controlla questo pallone, cerca di girarsi, lo appoggia per Valerio, non calcia ma la dà a Corona che si gira, vicinissima la rete, a fil di palo con il mancino Corona, un tiro cross velenosissimo, nessuno arriva a concludere. Ancora Pillitteri, scambia con Castaldi, Colella, Polsinelli, ancora Polsinelli, scambia con Pillitteri, bello il tocco di esterno di Pillitteri, non arriva Colella su questo passaggio lungo. Sono quasi gli stessi entrati in campo adesso i ragazzi del Sora, che sono usciti e sono rientrati. Doppie sostituzioni per i ragazzi del Sora. Ancora Valerio che è rientrato per Supino. Riso non controlla, Pillitteri riparte ma il pallone è uscito. È entrato Valerio al posto di Treia, fanno bene o male lo stesso lavoro da centrali difensivi a gestire il pallone. Bella la girata di Riso, ancora sopra la traversa però. L'unico mai sostituito in campo è Daniele Riso e manco a dirlo è appena uscito per dar spazio a Yuri Mella, rientrato in campo. Buonissimo il lavoro che aveva fatto nei primi 10 minuti, bella la giocata di Corona per Supino, il palleggio, appoggia per Valerio, gestisce il pallone per Corona, dentro cerca Supino, non conclude Valerio, adesso proverà lui probabilmente, no, non concludono, non concludono i ragazzi dell'Eracle, tardano troppo il tiro e quindi danno possibilità ai ragazzi di Sora di chiudersi bene, di chiudere gli spazi. Corona sul punto di battuta, cerca Mella, si gira, chiuso ancora bene, ancora mischia in aria, non fischia nulla l'arbitro, c'è stato un contatto. Adesso la conclusione invece di Altobelli che finisce largo, c'è stato un contatto
probabilmente irregolare in area, ma l'arbitro non ha fischiato nulla, pur avendo visto. Sdraiato per terra c'è Pillitteri, il migliore dei suoi fino a questo momento. C'è stato uno scontro con Valerio. Rientra Michele Corrente al posto di Supino. Solo 5 minuti per Supino. Ha già bisogno di rifiatare. Si riparte da Petrella. L'arbitro credo abbia detto che tra un minuto ci sarà il fischio che manderà le squadre negli spogliatoi. Palla per l'Eracle, siamo ancora sullo 0-0. Abbiamo varcato intanto il 28esimo del primo tempo. Corrente, protegge questo pallone. Valerio, per Mella. Chiuso, bene. Non arriva. Non arriva bene sul pallone Mella e c'è uno scontro con Marzio Antonio, il portiere del Soro. Ha provato a uncinare questo pallone ed è finito direttamente sulle caviglie di Marzio Antonio. Ancora Pillitteri, parte la battuta per Polsinelli. Probabilmente una delle ultime occasioni, l'arbitro avrà dato 3 minuti di recupero. Spazza via Pillitteri. Siamo a 27-47. Credo in realtà che i tempi siano da 30, probabilmente c'è un regolamento diverso dalla Coppa Italia, in Coppa i minuti erano 25 per tempo, quindi in realtà siamo al 29esimo, ma manca ancora qualche minuto al termine del primo tempo. Mella cerca Valerio, che non controlla bene. Esce Polsinelli intanto per dare spazio di nuovo a Castaldi. Uscito e rientrato già 3 volte dal campo. Pillitteri. Non controlla questo pallone. Ancora Michele Corrente con il solito lavoro di pressing che gli riesce in maniera quasi sempre perfetta. Corona per Valerio. Scambia con Corrente. Ancora Corona, il pallone che non è per nessuno, riparte di nuovo il Soro. Manca un minuto al 30esimo, probabilmente almeno 2 minuti di recupero per i 2 time out. Calcio d'angolo per il Soro, protestano i ragazzi dell'Eracle, ma l'arbitro dice di aver visto. Di Manna sul punto di battuta per... meglio, scambiano i 2, chiuso bene da Corona, riparte Mella che gestisce bene questo pallone. Corona si fa quasi soffiare il pallone da Castaldi, fischia fallo però l'arbitro, contatto irregolare, dice spalla a spalla Castaldi, ma in realtà sembrava un intervento non consono. Valerio per Michele Corrente. Ancora Valerio, scambia con Corona, bene per Michele Corrente, ancora appoggia per il capitano. Valerio cerca Yuri Mella che si è abbassato per ricevere questo pallone. Corona dentro per Corrente, chiuso da Pillitteri, esce bene Marzio Antonio. Ripartenza per il Soro, fischia fallo l'arbitro, fallo commesso da Corona a danno di Castaldi. Esce intanto Pillitteri, entra il capitano Viselli che scambia con Di Manna. Si gira bene Castaldi, ancora rientra, vuole troppo però in questo caso, chiuso da Mella, cerca la giocata, chiuso da Di Manna. Fallo laterale per l'Eracle. Scambia Valerio con Corona. Michele Corrente, passaggio a vuoto, sarà rimessa laterale per il Soro. Di Manna scambia con Meglio che si è abbassato, non l'avevamo mai visto così basso in questa partita. Ancora
lo scambio con Castaldi, chiude bene Valerio, riparte uno contro uno per Mella, chiuso da Viselli, ma l'arbitro non dà ovviamente il vantaggio perché non si è concretizzato, anzi sì, è fallo laterale, la chiusura di Manna è regolare. Valerio per Michele Corrente che cerca Yuri Mella, chiuso dal capitano Viselli. Due minuti mi sembra di aver sentito l'arbitro chiamare poi come minuti di recupero. Viselli, Castaldi cerca un'imbucata centrale. Termina il primo tempo, due minuti dati dall'arbitro, le squadre vanno a rifiatare negli spogliatoi. Quasi tutto pronto, di nuovo in campo per questo secondo tempo, la gara è bloccata sullo 0-0, l'Eracle probabilmente ha avuto qualche occasione in più rispetto al Sora, ma la gara è intanto ancora bloccata, l'arbitro è pronto a fischiare, lo fa adesso. Partiti, possesso di palla per l'Eracle, in campo per il Sora ci sono Colella, Meglio, Pillitteri e Castaldi, a porta sempre Marzio Antonio. Invece per l'Eracle c'è Riso, Treia, Mella e Corrente, a porta sempre Petrella. Petrella riparte, lancio per Riso che non controlla bene col petto, Meglio batte per Pillitteri, adesso Castaldi, ancora scambia con Pillitteri, Castaldi prova a girarsi, chiuso ottimamente da Corrente e Mella. Chiusura ennesima di Michele Corrente che già nel primo tempo ha fatto una serie di interventi positivi sia a livello difensivo che offensivo, uno dei più incisivi sicuramente per l'Eracle. Treia scambia con Mella, Riso non aggancia bene il pallone, Marzio Antonio riparte da Meglio che ha un po' di campo, cambia con Colella, ancora Castaldi, subisce il fallo da parte di Mella, troppo aggressiva la pressione in questo caso, una punizione da una buona posizione, Castaldi già nel primo tempo ha impensierito Petrella con una buona conclusione, vediamo se cercherà il tiro o un passaggio per i compagni. Parte Castaldi, scambia con Pellitteri, chiuso ancora dal solito Michele Corrente che riparte, fischia fallo addirittura per il Sora. Protesto ai ragazzi dell'Eracle, volevano il fallo a favore, invece il fallo è stato fischiato a favore di Pellitteri. Dovrà fare qualcosa in più sicuramente l'Eracle per trovare questo vantaggio. Il primo tempo l'ha fatto, due o tre conclusioni sopra la traversa, un paio di interventi di Marzio Antonio. Intanto incespica con il pallone Castaldi, ancora passaggio sbagliato di Colella, non sulla corsa di Meglio. Corrente riparte da Treia, Riso ancora per Treia, Corrente, cercano di alzare il ritmo i ragazzi in casacca biancorossa, Michele Corrente ancora per Mella che difende questo pallone, fischia fallo, c'è un combattimento in corso tra Castaldi e Mella, falli da una parte e dall'altra. Corrente ancora, scambia con Riso, Treia cerca Mella, bene, non riesce a girarsi, laterale per il Sora,
Palla a Castaldi, cerca l'imbucata, chiuso benissimo da Riso, ripartenza non concretizzata da Michele Corrente che non arriva sul pallone. Castaldi, si sono alzati intanto i ritmi delle due squadre rispetto al primo tempo, meglio per Pillitteri, chiude bene ancora Mella su Colella. Corrente, chiuso ancora da Colella, c'è tutto il secondo tempo per sbloccare la gara, quindi non devono avere fretta sicuramente Riso e compagni. Riso per Treia, ancora per Corrente, chiuso da Colella per un attimo, invece il pallone torna tra i piedi di Riso. Riso chiama ancora il pallone, chiuso ancora da Colella, due interventi consecutivi di Colella speciali. Tenta la conclusione Castaldi ma termina largamente fuori. Sicuramente il pressing del Sora sta mettendo in difficoltà l'Heracles, che però sta gestendo molto meglio il pallone rispetto agli avversari, un possesso palla continuo. Riso appoggia male per Castaldi, intervento prodigioso di Petrella sul tiro di Castaldi, il più pericoloso dei suoi fino a questo momento. Ottima conclusione, ma superlativo l'intervento di Petrella. Riso gestisce ancora il pallone, riparte da Petrella, scambia con Corrente, ancora Treia. Riso appoggia per Mella, ancora Treia, Mella, fitta rete di passaggi. Riso appoggia per Michele Corrente, scambia con Yuri Mella, a terra intanto Riso che si rialza, scambia ancora con Corrente, cerca Treia, chiuso da Meglio, buon intervento difensivo, ma gran possesso palla dell'Eracle. Ancora non è entrato Monaco, William Monaco, uno dei ragazzi che può fare la differenza sicuramente a gara in corso. Mi aspetto di vederlo da qui a breve. Colella per Pillitteri, scambia ancora con Colella. Pillitteri scambia con Castaldi, dentro non c'è nessuno, non seguono il movimento dettato dal passaggio di Castaldi. Corrente ancora, Ruben Treia, passaggio lungo direttamente a fondo campo, ripartirà il Sora, intanto siamo al settimo e la gara è ancora bloccata sullo 0-0. C'è una buona porzione di gara per sbloccare il risultato, però Meglio non riesce a girarsi perché è pressato da Riso e Treia, che protegge bene questo pallone. Treia con un tunnel supera Meglio, rimessa dal fondo, dice l'arbitro, una palla carambolata direttamente sul fondo. Riparte ancora il Sora. Castaldi chiuso da Treia, l'arbitro dice di rialzarsi a Colella, probabilmente ha fatto un po' di mosse ma ci sta, fa parte del gioco. Intanto è rientrato Valerio al posto di Treia. Valerio ancora scambia con Michele Corrente, cerca una palla centrale. Riso, Mella, chiuso da Pillitteri solo per un attimo, ancora Pillitteri, scambia bene il pallone con Castaldi ma non gestiscono bene questo pallone, guadagna un ottimo fallo Pillitteri. Che gara per lui, che gara, un giocatore indispensabile per questa squadra per giocare bene il pallone sia a livello offensivo che difensivo.
ancora Pillitteri, scambia con Castaldi, Colella, Pillitteri ancora, Castaldi, palla centrale per Colella che non riesce a girarsi, chiuso da Mella, anche Mella, ottimo gara, tra i migliori dei suoi insieme a Corrente sicuramente. Pillitteri, bello il passaggio per Colella che non arriva per un soffio, vicinissimi al vantaggio i ragazzi del Sora, ha visto solo il pallone uscire fuori Petrella, sprega Colella l'occasione di portarsi in vantaggio per il Sora, tenta addirittura il tiro da lontanissima distanza Pillitteri dopo che Riso ha tentato la conclusione. Ripetiamo, Pillitteri una gara eccezionale, un passaggio per Colella che a tu per te con il portiere non è stato cinico, ma che partita di Pillitteri, bello il tacco di Mella, superficiale però perché Riso non poteva arrivare su questo pallone. Sta facendo un ottimo lavoro Riso per quanto riguarda la gestione del pallone, non l'abbiamo ancora visto in fase offensiva in maniera proprio concreta, ma da lui ci si può aspettare tutto in qualsiasi momento. Intanto è uscito Mella per Corona che sarebbe arrivato su questo pallone se non fosse stato chiuso da Altobelli. Calcio d'angolo allora per l'Eracle che si riporta in avanti, siamo all'undicesimo. Valerio, bellissima la conclusione, deviata dal portiere Marco Antonio, finisce sulla traversa, gran tiro di Francesco Valerio, quasi lo stesso che aveva freddato il portiere del Colleferro nella gara dei playoff, stessa identica conclusione, questa volta il portiere riesce a deviare il pallone e lo salva solo la traversa, ma Valerio che giocatore, un tiro davvero eccezionale. Forza e precisione per lui, vicinissimi allora al vantaggio i ragazzi dell'Eracle. Chissà se proprio Valerio sbloccherà così come ha fatto nella gara dei playoff il match, quando la gara era, ricordiamolo, ferma sullo 0-0, poi solo un suo gol a metà del secondo tempo ha sbloccato la gara e poi grazie a un gol di Monaco sono riusciti a passare il turno, solo il 2-0 poteva dargli questa possibilità. Riparte ancora l'Eracle con il possesso palla, ancora trema la traversa di presa da Valerio, scambia Riso con Corona, male però perché fermato da Pillitteri, adesso Colella chiuso da Corona che rimedia all'errore di Riso. Colella sul punto di battuta, palla dentro direttamente per Petrella che la butta in fallo laterale, questo pallone ancora Pillitteri, vediamo cosa si inventa, scambia con Colella, si cercano molto i due in questa fase di gara. Polsinelli rientrato, intanto Valerio ruba il pallone a Polsinelli, chiuso bene poi da Altobelli, ma ha dato una scossa Francesco Valerio a questo match, sicuramente può fare la differenza. Riso tenta la conclusione, ecco il gol, deviato la conclusione di Riso dalla tre quarti, si sblocca il match finalmente per i ragazzi dell'Eracle. Chiama il time out intanto il Sora, finalmente si sblocca il match, lo meritavano i ragazzi dell'Eracle, diverse conclusioni non terminati in rete, invece Riso adesso con questo tiro velenoso è riuscito a freddare Marzio Antonio, quindi l'Eracle si porta in vantaggio, gara sbloccata 1-0. La deviazione del giocatore del Sora è stata decisiva perché ha spostato il pallone giusto di qualche centimetro per finire
dritto all'angolino dove Marzio Antonio non poteva arrivare. Intanto si esalta il pubblico, vantaggio meritato, richiama in campo le squadre, l'arbitro, si riparte da questo 1-0, siamo al 14esimo, manca ancora metà del secondo tempo, vediamo adesso come reagirà il Sora a questo svantaggio, se cambierà qualcosa. Intanto ancora Riso, ruba il pallone a Di Manna, ancora la conclusione, questa volta riesce a chiudere Marzio Antonio, Valerio ancora per Corrente, Corona non si riappoggia, Valerio lo fa adesso, cerca ancora Riso, l'avevamo detto, non avevamo visto in fase conclusiva Riso, ma è riuscito proprio lui a sbloccare il match, chiama il fallo l'arbitro a favore dell'Eracle. Devono gestire adesso questo vantaggio con il possesso palla come hanno fatto fino adesso, sicuramente potranno anche gestire, sicuramente dovranno cercare anche però di chiudere questo match. Michele Corrente, chiuso benissimo da Pillitteri, il solito Pillitteri, migliore dei suoi assolutamente, ottima gara per il 10 grigionero. Corona scambia con il Riso, ancora chiusura in calcio d'angolo sempre di Pillitteri. Si è aperta la gara adesso, tanti spazi per l'Eracle. Arriva su questo pallone Marzio Antonio, decisiva la deviazione che manda il pallone in fallo laterale. Intanto si scalda di nuovo Supino, probabilmente rientrerà per gestire qualche pallone in più. Valerio addirittura tenta il tiro, questa volta non va. Ancora fermo invece in panchina a Monaco. Non so se ha qualche problema fisico per scelta tecnica, probabilmente, non so. Malissimo Di Manna, malissimo, non riesce a controllare un pallone direi quasi banale. Corona per Valerio, Riso, bene per Michele Corrente, davanti al portiere, il pallonetto, ancora Michele Corrente, chiuso poi da Pillitteri, il sombrero al portiere di Corrente, chiuso poi da Pillitteri, ancora grande intervento però del 10, bravissimo Michele Corrente che non è riuscito poi ad arrivare di testa, sovrastato da Alessio Pillitteri. Laterale per il Soro, siamo al 17esimo, ancora Pillitteri, appoggia per Di Manna, ancora meglio, riparte Valerio, salva questo pallone, ancora buono per, sembrava essere per a favore di Valerio questo fallo laterale, invece l'arbitro vede diversamente, non so. Riparte, è rientrato in campo il capitano Viselli, meglio, ancora dentro, chiude bene Riso, ottimo anche in fase difensiva. Questo stiamo vedendo un Sora più propositivo, sta cercando di sfruttare le ripartenze. Calcio d'angolo, chiuso il passaggio di Di Manna, ancora da Corrente, gran partita anche la sua. Pallone recuperato da Corona, gestiscono adesso, si appoggia Valerio, ancora per Riso, scambia con Corona, buono il pallone per Riso, tenta l'uno contro uno, chiuso da Di Manna, pallone, dice l'arbitro, è uscito a favore del Sora, protesta invece Riso. Riparte Viselli, il capitano, scambia con Meglio, cerca la triangolazione che non va perché è chiusa da Corona. Riso, ancora per Valerio, devono gestire meglio i palloni in questa fase ragazzi dell'Eracle per proteggere questo vantaggio, stanno buttando qualche pallone di troppo. Intanto è entrato Supino al posto di Corrente, stremato. Di Manna, riparte per il capitano Viselli, ancora Di Manna, tenta un improbabile uno contro uno, palla gestita adesso nel terzo da Petrello per Corona. Supino cerca Riso, la perna centrale,
si prende un fallo di esperienza, chiama il time out l'arbitro. Adesso si ripartirà con un fallo a favore dell'Eracle, buon posizionamento di Riso che riesce a procurarsi questa gestione del pallone. Secondo time out anche questa frazione di gara, siamo al 19°, mancano poco più di 10 minuti, il vantaggio sicuramente dell'Eracle ha cambiato un po' la gara, le intenzioni delle due squadre, prima era ferma sullo 0-0, quindi cercavano entrambe di essere propositive, invece l'Eracle sta sfruttando adesso gli spazi invece lasciati dai ragazzi del Sora, perché cercano ovviamente di riagguantare il pareggio. Andiamo in campo adesso per il Sora, Meglio, Castaldi, Piselli ed è entrato anche Luciani, numero 2, gli stessi invece per l'Eracle. Pallone per Corona, gestisce bene con Zupino, ancora scambio palla di 2, Valerio per Zupino. Corona protegge bene questo pallone, cerca l'uno contro uno con Luciani che lo chiude bene questa volta, non fischia fallo laterale l'arbitro, ancora Zupino, scambia con Corona, cerca il dribbling, ancora scambia con Valerio, ancora per Zupino, l'appoggio chiuso bene da Castaldi, non fischia l'arbitro, dice di rialzarsi a Castaldi, riparte ancora Riso, Valerio, Corona, trova benissimo Riso, tenterà l'uno contro uno, cerca di nuovo Corona, dentro per Zupino, incredibile l'intervento di Marzio Antonio, grande il tiro di Zupino, eccezionale l'intervento col piede sinistro di Marzio Antonio, vicinissimo al 2-0, sarà calcio d'angolo, gran tiro di Zupino, meritano anche il doppio vantaggio direi a questo punto i ragazzi dell'Eracle, più pericolose le conclusioni, più fitta la rete di passaggi, possesso palla, tunnel di Corona su Luciani, ancora l'uno contro uno chiuso questa volta dal capitano, bella la giocata di Corona, il Litteri già è pronto a rientrare, si sente la sua assenza, tiro di Riso tra le braccia di Marzio Antonio, Castaldi chiuso da Valerio, riparte ancora Luciani, scambia con il capitano, chiuso da Valerio, anche oggi per lui grandissima prestazione, decisivo per il passaggio del playoff di Coppa Italia, decisivo alla prima di campionato con la doppietta, decisivo anche oggi. Fischia intanto un fallo per il Sora l'arbitro, Castaldi sul punto di battuta, scambia con Luciani, sbaglia in questo caso, passaggio filtrante, Castaldi che comunque è stato autore di una buona gara, uno dei più positivi dei suoi, lui assieme a Pillitteri e al portiere Marzio Antonio. Ci aspettavamo qualcosa di più da parte di Meglio, autore di una doppietta alla prima gara. Intanto rientra subito Pillitteri al posto di Luciani. Poco più di 3 minuti per Luciani. Mella, protegge bene questo pallone. Ancora, bene, si libera Zupino, scambia bene ancora. Corona, protegge questo pallone. Cerca di gestire questo pallone, fa bene perché devono fare così, ma senza rischiare questa ripartenza però. Meglio recupera il pallone per Castaldi, bene la giocata, si libera, chiuso bene da Zupino, ripartenza, bella, tenterà l'uno contro uno, fallo di Castaldi, ammonizione, la prima del match, ammonito Castaldi, intervento pericolosissimo, finisce giù Mella e si procura questo fallo da una posizione davvero pericolosa, sul punto di battuta già vediamo Valerio e Corona, ammonito intanto Castaldi, ma non poteva fare altro dato che era una chiara occasione da gol, quindi un fallo tattico che ci può stare, siamo al 24°, intanto Valerio sul punto di battuta, il suo destro può far malissimo a Marzio Antonio, si piazza la barriera
con Meglio e Colella. Sul palo alla sinistra del portiere Castaldi, vediamo, parte Valerio, il suo destro chiuso da Marzantonio, più piazzato che potente, voleva sorprendere il portiere che però era attento. Abbiamo fatto una grande gara Marzantonio, ricordiamolo. Bella la giocata di Corona, Sombrero dentro per Mella che sbaglia tu per tu con il portiere, tiro che finisce largo, grandissima giocata di Corona, Sombrero e palla a smistare Mella che ha sbagliato, si è lasciato ipnotizzare davanti al portiere. Pillitteri ancora tenta la giocata, numero 10 sbaglia e commette un fallo tattico anche lui, ammonito anche lui, anche Pillitteri ammonito, anche in questo caso mi viene da dire che è un fallo giusto, ci sta, un fallo tattico, sarebbe andato davanti al portiere Corona. Si riscalda ancora Michele Corrente, probabilmente rientrerà. Supino col mancino sul punto di battuta, scambia con Valerio, vediamo se cerca la conclusione, scambia ancora con Supino, ancora Valerio, buona gestione del pallone, Corona, Mella, protegge il pallone, cerca di girarsi, non controlla e perde questo pallone. Manca poco, il Sora si sta alzando, deve cercare a tutti i costi la via del gol per pareggiare. Esce ancora il capitano Corona, entra Riso, esce anche Supino e rientra Corrente. Abbiamo visto più volte Supino ha sostituito Corrente, probabilmente i due fanno lo stesso tipo di lavoro in campo. Stessa cosa per Valerio e Treglia. Cerca il tiro Riso, ma finisce alto sulla traversa. Riparte Colella, il mancino per Meglio che si accentra, scambia con Pillitteri, ancora la giocata su Mella, ma sbaglia in questo caso, uno dei pochi errori del numero 10. Veramente un giocatore tecnico. Non si guadagna il fallo Colella perché l'arbitro non fischia, contatto dubbio. Bella ripartenza, Michele Corrente, 2 contro 1, tenta il tunnel, riesce a superare tutti e fischia rigore l'arbitro, Michele Corrente atterrato, sdraiato di fronte alla porta, Marzantonio ha commesso questo fallo, c'è stato un dribbling di Michele Corrente per superare il portiere, ma il pallone è finito sul fondo, quindi evidentemente il contatto per l'arbitro era da rigore. Sul punto di battuta Riso che può siglare la doppietta e può chiudere praticamente la storia di questo match fissando il punteggio sul 2-0. Vediamo se Marzantonio si supera ancora. Riso sul punto di battuta. Parte. Eccolo la doppietta di Daniele Riso, ancora lui. Il suo destro non perdona. Freddato Marzantonio, 2-0. A 4 minuti dal termine, potremmo dire quasi storia chiusa, a meno che non riesca in un'impresa il Sora, dovrà cercare almeno due volte la via del gol. Intanto calcione subito da Riso, ma l'arbitro dice che l'intervento è sul pallone. Pillitteri ha preso un po' tutto, palla, gamba. Se avesse fischiato fallo avrebbe dovuto dare anche la doppia ammonizione, probabilmente per questo non ha fermato il gioco. Intanto dolorante Riso, decisivo veramente per questa partita, per le sorti di questo match. Una doppietta che fissa il risultato per adesso sul 2-0. Intanto 5 falli subiti dal Sora, al sesto sarà tiro libero, 4 per l'Eracle. Ruben Treglia rigetta il pallone sul fondo campo per ridare il possesso al Sora che ha buttato il pallone fuori. Ancora il capitano Biselli per Pillitteri, Castaldi, ancora Pillitteri, 1 contro 1, cerca la conclusione, chiuso benissimo da Treglia, ancora Pillitteri, splendida giocata, chiuso però bene da Treglia.
mancano poco meno di 2 minuti ai tempi regolamentari, poi sarà recupero. Chiude Michele Corrente su questa battuta di calcio d'angolo, ancora Treia cerca Mella, ma il pallone viene intercettato, controlla poi Corrente, ancora Treia, Michele Corrente, Treia. Fischia un fallo, non ho ben capito cosa. Incredibile il tacco di Meglio, grandissimo intervento di Petrella, splendido il colpo di tacco di Emanuele Meglio, intercettato però dal portiere Petrella Angelo. Sta cercando a tutti i costi la via del gol, ancora chiude Petrella su questo tiro di Meglio. Abbiamo visto poco Meglio, ci aspettavamo qualcosa di più da lui, che aveva siglato una doppietta alla prima stagionale. Adesso si sta svegliando in questa seconda parte di gara. Due conclusioni però parate. Alto invece il tiro mancino di Viselli. Potremmo dire quasi storia chiusa, siamo sul 2-0, credo l'arbitro dia 2 minuti di recupero. Riso per Mella, che non controlla questo pallone. Castaldi tenta il tutto per tutto, il Zora. Pillitteri scambia con Meglio, ancora per il capitano, chiuso dal solito Michele Corrente, grande prestazione. Pillitteri ancora interviene bene sul Corrente, riparte Treia, pallone in fallo laterale. 3 minuti di recupero dati dall'arbitro Peppe. Si arriverà al 33esimo, intanto si arrabbia Meglio, sostituito. Colella cerca la conclusione, nervoso. Fallo di Mella, dice l'arbitro, a danno del capitano Viselli. Ed è tiro libero, infatti l'avevamo detto, al sesto fallo sarebbe stato tiro libero. E questa è una delle possibilità per riaprire il match del Sora. Avevamo detto Meglio era nervoso appena è stato sostituito, adesso sembra più calmo. Sul punto di battuta intanto Castaldi, vediamo se riesce a riaprire il match a 2 minuti dal termine. Parte lui con il destro, termina largamente fuori questo tiro, esulta il pubblico di casa. Riparte ancora l'Eracle. Non si capisce bene cosa fischi l'arbitro, dice che il pallone è uscito, ma non sembra. Ancora il Zora cerca la via del gol, ma non riesce, purtroppo sfortunati ragazzi in casacca grigio e nera oggi, non riescono a trovare la via del gol. Ancora il capitano Viselli cerca Pillitteri, che scambia con Colella. Capitano Castaldi dentro per Colella, palo di Colella, bello il pallone di Castaldi per Colella. A questo punto meriterebbero anche almeno un gol, direi, i ragazzi di Sora, però per quello che abbiamo visto in campo comunque il risultato è giusto, il risultato che premia i ragazzi dell'Eracles, meritano questa vittoria per le occasioni avute. Mancano pochi secondi al termine del match. Petrella rilancia questo pallone, Michele Corrente, vediamo se riesce a chiudere la gara sul 3-0. Treia per Corona, finisce sopra la traversa però quest'ultima occasione per l'Eracle. Pillitteri per uno degli ultimi palloni di questo match, chiude Michele Corrente, calcio d'angolo per il Zora. Palo ancora, è ancora palo, doppio palo per il Zora, prima di Pillitteri e poi di Castaldi. Sfortunatissimi, veramente. 3 pali nel giro di 2 minuti per i ragazzi del Zora. Termina qui, finisce con la vittoria per 2-0 dell'Eracle. Decide una doppietta di Daniele Riso, migliore in campo per i suoi.
un ringraziamento a Tiziana Palombi per le riprese, l'appuntamento è per le interviste sul parquet. Un saluto da Francesco Di Luna. Siamo qui con Angelo Petrella e Yuri Mella, ennesima vittoria in questa stagione per l'Eracle. Siete partiti benissimo con il passaggio ai playoff per la Coppa Italia e due vittorie stagionali, quindi già siete a 6 punti. Beh, sicuramente un inizio del genere è molto incoraggiante, la squadra si sta allenando bene, il gruppo è compatto, i risultati stanno arrivando. Questo non deve essere ovviamente un punto d'arrivo, ma solo un punto di partenza. Noi, continuando a fare così, abbiamo tutte le armi per fare molto bene in questo campionato. Cosa vi portate di positivo di questa gara, Yuri? Beh, sicuramente è stata una gara molto aggressiva, combattuta, e noi abbiamo risposto presente. Tutti quanti hanno dato l'animo, hanno dato tutto e abbiamo sofferto, ma ne siamo usciti con il punteggio pieno, quindi siamo molto contenti. Quali sono invece le difficoltà principali che il Leggio Sora ha messo in campo per darvi fastidio, diciamo, quest'oggi? Anche il Leggio, ricordiamolo, viene da una vittoria settimana scorsa, quindi quali sono le difficoltà che ha piazzato in campo quest'oggi? È una squadra sicuramente molto organizzata che nel primo tempo è riuscita a metterci in difficoltà perché non trovavamo gli spazi giusti per arrivare al tiro. Poi con calma, con pazienza abbiamo atteso che loro perdessero un po' le misure e siamo riusciti nel secondo tempo meritatamente ad andare in vantaggio e raddoppiare. Settimana prossima sarete contro la Virtus Faiti, come vi organizzerete per questa trasferta? Beh, sicuramente sappiamo, partiamo consapevoli che sarà una trasferta molto tosta, come del resto tutte le partite di questo campionato, dato che siamo solo all'inizio, quindi cercheremo di prepararci al meglio con il mister Treglia e Matteo Magari e cercheremo di dare il massimo, insomma. Siamo qui con mister Moreno, insomma mister, non avete giocato male, avete fatto una buona gara, alla prima stagionata avete fatto 3 punti, quest'oggi invece vi fermate contro l'Eracles, una sconfitta per 2-0. Cosa è mancato ai vostri ragazzi per raggiungere appunto il punteggio pieno? Allora, conoscevamo il valore dell'avversario, però comunque siamo venuti qui, abbiamo provato lo stesso a fare la partita e chiaramente non era facile. Ci abbiamo provato, forse abbiamo mancato un po' di personalità perché comunque siamo una squadra giovane, l'anno scorso è stato il primo anno in C2, questo è il secondo anno, gli avversari hanno vinto il campionato l'anno scorso, insomma la loro esperienza si è vista. Peccato che, devo dire, negli episodi siamo stati un pochino sfortunati, anche se non è che credo molto nella fortuna e nella sfortuna, però qualche palla soprattutto al primo tempo poteva entrare, invece una palla sporca l'hanno avuta loro, hanno fatto l'1-0 e poi tutti sbilanciati, c'è stato questo rigore, insomma, e anche dopo rigore Trelegni, tiro libero. Dispiaciuto, però faccio complimenti agli avversari, è stata una bella partita, una bella giornata di sport come dovrebbe essere sempre, insomma. Quali sono gli obiettivi del Sora per questa stagione? Guardi, allora l'anno scorso ci siamo salvati all'ultima giornata, quindi chiaramente non vogliamo volare troppo alto, però la salvezza credo anche che sia riduttivo, insomma. Noi vogliamo provare a fare tutte le gare come abbiamo fatto oggi, a prescindere dall'avversario, provare a imporre il nostro gioco, cercare di fare quanti più punti possibili. Se poi raggiungeremo la quota salvezza presto e mancheranno ancora diverse giornate, perché no? Proveremo a fare un pensierino ai playoff, a qualche posizione comunque più alta, però ecco, per il momento è giusto ed è bene ragionare alla giornata, insomma. Settimana prossima ospiterete il Città di Pontinia, come vi organizzerete in settimana per questa gara? Allora, noi non conosciamo le avversarie perché veniamo dal girone romano e quindi sarà una sorpresa ogni settimana. È chiaro che in casa nostra, a maggior ragione, dobbiamo provare a fare più punti possibili e quindi per rialzarci da questa sconfitta sabato abbiamo l'obbligo dei 3 punti. Sappiamo che comunque il Pontino è stato ripescato ultimamente, quindi magari speriamo di trovarli non troppo pronti. Noi, come al solito, cercheremo di aggredirli e, ripeto, soprattutto in casa nostra i 3 punti sono fondamentali, insomma.